cioè sono incazzati perché ho detto che questi qua, con questi muscoli qua, non sono scappati dalla morte, dalla fame e siccome. No, l'abbiamo detto anche noi. Ma guardate, non li conosco io i profughi, ho vissuto sui campi di profughi. Ma lei di dov'è? Io sono con origine albanese, ho vissuto la guerra di Kosovo, ho visto le donne. Sì. Teritti, disabili, anziani. Belle ossa. Belle ossa, queste non sono i profughi veri. Come? Hanno una faccia triste, non hanno il cellulare a mano, non hanno il cellulare a mano. Le sigarette. Diciamo che queste parole sono un assist formidabile per Morelli, dice questa signora, i profughi veri non hanno i cellulari, hanno la faccia triste. Guardi. Il vero assist lo fate voi con giustamente la buona informazione dell'aria d'estate, perché nel servizio che avete mandato da Genova abbiamo visto tante persone, indubbiamente, ma siccome l'Unione Europea ci spiega che i profughi ritenuti tali arrivano da Eritrea e Siria, quelli che avete fatto vedere voi, non la cattiva Radio Padana, non il cattivo leghista, tutto mi parevano tranne che eritrei e siriani. Dunque, quello di cui stiamo parlando è immigrazione clandestina, punto. Poi il resto ne possiamo parlare. Queste persone indubbiamente vogliono venire qua perché cercano qualcosa di meglio nella loro vita, hanno la necessità di vivere con maggiore ricchezza. Questa è una speranza che vivono probabilmente qualche miliardo di persone in giro per il mondo. E allora se noi parliamo di profughi, e di questo dovremmo riferirci anche per i 20.000, perché qualcuno parla di 30 e passa mila, invece ricordiamolo, per l'Italia sono solo 20.000 nei prossimi X anni, quindi stiamo parlando veramente di una sconfitta totale da parte del governo italiano, di Lady Pesce, Mogherini, eccetera, eccetera. Detto questo, quindi, il vostro servizio, giustamente meritorio, ci ha fatto vedere una realtà che è una realtà che alcuni ci stanno cercando di vendere fasulla. I signori che abbiamo visto in quel servizio non sono profughi, sono clandestini. E se ci sono associazioni, volontari che vogliono i clandestini, allora benissimo, se li portino a casa loro non è un problema, altrimenti finanzino la maniera per la quale li mandiamo a casa, sì, nel loro paese d'origine. Allora, perché, scusi e chiudo, fare dei processi anche di integrazione di persone che tra sei mesi dovranno essere e riceveranno un decreto di espulsione è sbagliato. Se ci sono dei soldi da investire, investiamoli nei profughi, negli italiani che hanno difficoltà, negli esodati, eccetera, eccetera. I clandestini vanno espulsi e vanno rimandati a casa loro.